Buonasera, comodi, fate un grande applauso. Di più. La loro. Possibile che il simbolo di maggiore successo accademico siano delle foglie che normalmente noi usiamo per insaporire le lenticchie? Sono contenta come un prete in una quarta elementare. Al buio. Sorry, where is? Ha fermata da metro. Io la guardo e faccio questa sta messa peggio di me. Cioè, pensate a questi che ogni mattina che si svegliano col durello si pisciano in faccia quando si dice il mattino a loro in bocca. Oppure secondo me mi è caduto del fumo. No, le ha alzata la mano e gliel'ha attivata. Cioè, non siamo calabresi, non devi dire che sta. Innanzitutto non ha solo piccole e grandi labbra, cioè sembra di sfogliare il bestiario di Dungeons and Dragons. Sono piccole, grandi, gigantesche. Le dico Grace, come il capolavoro di Jeff Buckley. Chi? Queste sono le 19enni, nate per mortificarti. Se a me scrivi, adesso avrei proprio voglia di prendertelo in bocca e succhiartelo. Non mi eccita, non mi fai arrapare. La mia unica reazione è questa. Guarda che ha scritto! Le passi dalla fase oh, alla fase ma cosa hai fatto te? Ma cosa sei? Ma ha fermato la polizia in autostrada perché, secondo me, perché ho una macchina da immigrato. Pensate alla delusione quando hanno visto me. E fa 160 chilometri per partorire in una stalla assistita da un bue e da un asinello. Voleva abortire! Giuseppe, andiamo! Prendi il prezzemolo che lo sgranocco per strada! Ovviamente ringrazio il Locomotive Club che ci ospita qui tutti i mercoledì, The Comedy Club e Stand Up Comedy Bologna. Grazie!